Nessuno dubita della vittoria contro il Liverpool. L'appuntamento per la festa è il 29 maggio del 1985 allo stadio Heysel di Bruxelles. Non rimangono solo le cose brutte di quello che è successo quella sera. Il bilancio è tristemente noto. 39 morti e centinaia di feriti. Nonostante la carneficina, si gioca lo stesso. Non rispondete alle provocazioni, restate calmi, giochiamo per voi. A quel punto, nonostante il gravissimo episodio, fu giusto giocare quella partita per evitare, per limitare al massimo ormai quello che poi si rilevò una grande catastrofe a livello calcistico. Secondo me il grande errore l'ha fatto la polizia belga. Hanno sbagliato loro dal mattino alla sera, perché già al mattino non c'erano tutte le avvisaglie, non si possono mettere tifosi del Liverpool e tifosi della Juve. Si fa solo due curve e poi si portano dentro. In un clima irreale, Platini esulta per il gol della vittoria. E a fine partita i giocatori fanno anche il giro d'onore. Festeggiamenti rimasti nella storia della Juve come un'ombra incancellabile. Fu una tragedia. Io personalmente non ho mai alzato questa coppa, non mi sono mai vantato di aver vinto nella mia storia Coppa dei Campioni proprio per questo motivo, anche se mi dispiace parecchio, perché sono convinto che senza quella disgrazia avremmo stracciato la Liverpool, perché eravamo molto più forti, molto più esperti, più preparati. Dopo due giorni siamo andati su per fare questo riconoscimento e là dove siamo andati c'erano tutte queste salme in queste bare, queste 39 vittime in una attaccata all'altra lì, che c'erano un po' di tutta Italia. Lui era l'unico di Torino. E sul certificato di morte, Landini Gioacchino moriva in Bruxelles 29 maggio alle ore 23:50. Mio fratello aveva 49 anni e morire per una partita a 49 anni non è una bella cosa davvero, no? La partita era da non giocare probabilmente, però cosa sarebbe successo se non veniva giocata quella partita?